famiglia. È un tema che purtroppo ci lega anche ai rapporti dell'adolescenza e a una riflessione che abbiamo tutti condiviso, che è quella che hai fatto tu all'indomani di quanto è accaduto in questa città. Ecco, forse anche i libri, la letteratura, le storie di una generazione diversa, che è un po' quella raccontata dagli autori, ci aiutano a riannodare dei fili che si stanno sempre più spezzando nella nostra società. Sicuramente la letteratura aiuterebbe in questo, nel riannodare questi fili spezzati. Il problema è che deve arrivare, cioè i libri devono essere letti per poter esplicare il loro effetto benefico, e ho l'impressione che in certe zone della società non arrivino. Ci sono veramente dei coni d'ombra ed è lì che dobbiamo concentrare lo sforzo. Sì, anche se bisogna dire che insomma, quando si trapaglia di figli di avvocati, di figli di persone che appartengono al mondo delle istituzioni, probabilmente di liceali, ecco, di ragazzi che probabilmente ecco, qualcosa abbiamo sbagliato noi tutti come generazione, ci metto anche noi della stampa, come diciamo, intellettuali di riferimento di questa società, nel non riuscire più a dialogare con questi ragazzi. Ma io credo che non sia una questione di status delle famiglie. Le famiglie sono tutte in crisi, è l'istituzione che è in crisi. Al di là del vantaggio o dello svantaggio di posizione ed economico. Quindi credo che sia veramente necessaria una riflessione profonda. Quello che sicuramente non dobbiamo fare è dimenticare in fretta. Deve essere questa una tragica occasione per cercare di capire e trovare delle soluzioni condivise.